Allora, Ivan, perché Lovecraft? Perché i tuoi film sono sempre centrati su storie di Lovecraft? Perché Lovecraft? Beh, non tutti i miei film sono basati su Lovecraft, molti, devo dire la verità, molti. Diciamo che io ho trovato nei suoi racconti e nella sua biografia, quindi nella sua vita, una specie di sintonia. Cioè, mi sono sentito, non so, affine, no? Lui spesso diceva di sentirsi, non sentirsi proprio. Sentissi un alieno, no? Tutti i mondi alieni di cui lui raccontava, poi lui in realtà raccontava la realtà in cui viveva, la traslava nella sua immaginazione, perché lui non si sentiva proprio in linea con la realtà in cui viveva. È una sensazione un po' che sento familiare, no? Che poi forse a volte la sentiamo un po' tutti questa cosa, di non sentirci a nostro agio nella realtà in cui viviamo, però. Diciamo, lui l'ha trasportata così bene questa sensazione nei suoi racconti che mi ha affascinato tantissimo. E per lungo tempo non sono riuscito a scrollarmi di dosso questa sua pressione nei suoi racconti. Per cui, quando io andavo a pensare a un film nuovo, quando andavo a scrivere, questa influenza era talmente presente che alla fine mi veniva naturale. Quindi. È nata così. Poi in realtà l'Altrove, The Darkness Beyond, che è il primo lungometraggio che ho fatto, che è poi ispirato ai racconti di Lovecraft, è stata una casualità. Io stavo scrivendo una sceneggiatura, non riuscivo ad andare avanti, ero un po' bloccato nello script e stavo scrivendo un cortometraggio, che poi l'anno dopo è stato gonfiato a lungometraggio. Non riuscendo a trovare ispirazione, così ho preso un libro a caso sulla scaffalatura che non avevo ancora letto. Io Lovecraft l'ho scoperto tardissimo. E ho preso questo libro, l'ho aperto, c'era il sito Necronomicon, ma leggiamo. Ecco, mi si è aperto un mondo, ho scoperto un autore, ho scoperto un genio, ho scoperto un creatore di mondi fantastici, meravigliosi e spaventosi, tant'è che io cerco sempre nel mio piccolo di trasporre. Perché so che trasporre Lovecraft è difficile, è Esatto, era difficilissimo, quello che... ma io non è che voglio trasporre Lovecraft in senso letterale, però questa sensazione di meraviglia e di terrore, ecco, questo è quello che io cerco di mettere nei miei film, di Lovecraft nei miei film. Poi a volte cerco di essere più preciso, di adattare, fare un adattamento più letterale, più preciso, a volte invece mi ispiro solamente. Eh già, perché con Lovecraft ci hanno provato in tanti, tuttora esiste insomma una fondazione alla quale sei stato anche invitato, so, con alcuni dei tuoi film che raccoglie anche film, no, tratti da Lovecraft. In realtà era proprio questo che volevo chiederti, quello che stavi accennando. Cioè, Lovecraft, la particolarità è che lui racconta di un orrore inenarrabile, cioè proprio il fatto che non si possono raccontare i suoi mostri. Allora ha messo a dura prova tanti registi, Stuart Gordon in primis, ma tantissimi altri. Cioè, da tanto tempo Guillermo del Toro che ha annunciato, insomma, di voler fare The Mountains of Madness. Insomma, e tu a quel punto, poi quando è diventato, diciamo, uno dei tuoi punti di riferimento, visto che c'era questa apertura, questa possibilità di avere tanti punti di vista, no? Perché è proprio per questo che lui non racconta effettivamente qual è l'orrore, dice solo che è inenarrabile. Allora, tu hai messo del tuo, diciamo, dopo un bel po' di film possiamo dire che esiste una certa poetica rurale di Mazzucco il regista, esatto? Sì, è chiaro che l'indicibile Lovecraftiano è indicibile, non lo si può filmare, no? Questo è inevitabile. Quindi a quel punto, come dire, serve una trasposizione, una traslazione, ed è quello che, un'interpretazione, certamente, ed è quello che ho cercato di fare, affinando, diciamo, questo tentativo di film in film, perché L'Altrove e L'Altrove 2, o Figlio dell'Altrove, diciamo, hanno affrontato Lovecraft in modo così di getto e anche in modo un po' ingenuo, dove ho messo tutte le idee sue, tutte le idee mie, ho fatto un calderone e sono venute fuori alcune cose bellissime, però altre insomma un po' ingenue. Però ecco, da casa sfuggita in poi le idee mi sono state più chiare.
La casa sfuggita c'erano appunto tre racconti di Lovecraft abbastanza fedeli, poi è chiaro, li abbiamo contestualizzati, li abbiamo messi in un contesto italiano, in un contesto rurale, in un contesto avatiano, se vogliamo anche dire, e allora diciamo il tutto ha preso una connotazione un po' così, un po' particolare, no? L'horror padano che incontra il mito americano, lovecraftiano, e quindi è venuta fuori questa cosa qui, e diciamo la punta di diamante forse è Call of the Dark, dove io così li ho voluti mettere in contrasto, no? Quasi come una lotta, non è una lotta tra bene e male, qui è una lotta tra male e un male ancora più grande, no? Quindi insomma così, non so, è chiaro, è la mia presunzione, è stato il mio pallino quello di fare, di tentare di fare questo, poi si sa, insomma, ognuno segue le sue ossessioni, no? Certo. Senti, sei stato tra i primi a lanciarsi, no, nell'horror indipendente, che adesso è diventato anche più semplice da fare. Come ti sei approcciato proprio all'inizio, lavorando proprio senza, con pochi mezzi? Insomma, a quel punto uno deve affinare le proprie capacità. Cosa hai imparato dal lavoro di regista indipendente, regista e produttore indipendente? Dalla mia esperienza di regista indipendente ho imparato tutto, perché io come regista ho fatto solo film indipendenti, quindi è una scuola durissima, è una scuola fatta di pochi soldi e tante idee, tanta inventiva, quindi ci si deve inventare di tutto, trucchetti, giochetti, mezzi che non ci sono, macchine del fumo che non ci sono, all'inizio facevamo il fumo con le sigarette, per queste cose così. Però si impara, in realtà è una grande scuola, è una scuola importantissima. Iniziare a fare film senza mezzi è durissima, però poi è affascinante, insomma, vedi la creazione, no? Dal niente, perché poi si aveva proprio niente, alla fine ti ritrovi con in mano un film che aveva una sua dignità, e non è da poco, non è, soprattutto fine degli anni 90. Sì, erano in pochi, giravano in digitale, non girava nessuno, penso di essere stato uno dei primi, se non il primo a girare un lungometraggio in digitale alla fine degli anni 90, insomma. Quindi insomma, è stato stimolante e formativo. Poi un po' sei, diciamo, tutto fare, immagino che tu faccia anche una supervisione dello script, ma comunque già essere il montatore, che praticamente, tu dicevi prima, secondo regista, ma secondo me anche l'ultimo sceneggiatore del film, cioè un ruolo fondamentale, e in più anche direttore della fotografia. Ma questa è effettivamente una tua scelta? Cioè, avendo la possibilità, prenderesti un altro direttore della fotografia o un altro montatore per quantomeno affiancarti, secondo te può essere un punto di vista diverso, ecco, intendo da questo punto di vista. Sicuramente se ci fossero le possibilità, probabilmente un direttore della fotografia lo prenderei. Diciamo, sicuramente se avessi la possibilità di avessi un budget un po' superiore, non seguirei la fotografia personalmente. Darei molti input al direttore della fotografia, ma non la seguirei personalmente, perché è molto, molto faticoso seguire anche la fotografia. Sicuramente starei in macchina, perché fare l'operatore è una cosa che sento molto. Ho anche due camere, no? Sì, sì, no, certo. Però diciamo in macchina mi piace stare, mi piace vedere, stare con la macchina, avere questo contatto diretto tra l'attore, la macchina e il regista, no? Non mi piace che ci sia un filtro in mezzo. Non prenderei un montatore. Assolutamente, perché il montaggio è il mio lavoro, per cui sento che il montaggio mi è naturale seguirlo proprio. La fotografia sì, potrei rinunciare con la fotografia. Montaggio invece no, anche se no, Walter March diceva che il regista dopo aver girato doveva andarsene, la prima cosa doveva andarsene un mese in vacanza, nel senso che comunque l'occhio un occhio insomma scevro dall'esperienza del set poteva avere, no? Insomma, un'esperienza diversa, però insomma tu sei montatore, cioè tu nasci come montatore, quindi questo scatto ti viene spontaneo? Sì,
mi sono perso. Sì, no, ecco, sì, è giusta l'osservazione che fai su quella che un occhio estraneo può avere, può vedere cose che uno che è dentro il progetto da tanto tempo, è talmente immerso e concentrato sui dettagli, che può perdere anche la cognizione, può perdere anche il senso della completezza, no? E quindi un occhio esterno può farti notare delle cose che tu non ci avevi pensato. Da questo punto di vista, finire un film, lasciarlo lì e riprenderlo molto dopo è molto utile. E così è stato, perché Color from the Dark io l'ho montato 6-7 mesi dopo che l'abbiamo fatto. La rabbia dei corvi, Wrath of the Crows, uguale, l'abbiamo girato quest'estate, inizierò a montare a novembre. Quindi mi distacco molto dal film, lo dimentico, però non cederei il montaggio a un altro, questo no. Senti, l'ultima domanda, brevemente su Wrath of the Crows, insomma, che tipo di film è, se vuoi dare qualche anticipazione. Wrath of the Crows è un film molto diverso dai miei recenti, riprende molto molto vagamente alcune tematiche di Bad Brains, ma molto molto alla lunga. È un film molto più viscerale, molto più dinamico, non ha un impianto classico, ha un impianto un pochino più nervoso, ci sono sì movimenti di macchina diciamo elaborati, ma meno, c'è meno uno studio, diciamo, c'è meno la regia, come dire, un po' distaccata che c'è in Color, c'è più una regia più dentro, c'è molta macchina a mano in mezzo agli attori per sentire più, diciamo, la rabbia, c'è molta rabbia, si chiama la rabbia dei corvi proprio perché si parla di persone chiuse in una prigione dove questo ambiente trasuda questa rabbia, questa violenza, e mi piaceva essere in mezzo a loro, con loro, e essere loro, quindi diciamo c'è una regia molto diversa. Potrebbe essere un cambio di direzione per me. Ma hai pensato anche a un progetto successivo? Altri due progetti stanno per nascere, per partire, poi magari non andranno in porto, però insomma si stanno muovendo un po' di cose per almeno sottoporre progetti nuovi. Uno è un road movie horror, in salsa horror, un progetto bellissimo. Puoi dirci i titoli e basta? Il titolo è Sudarium. E invece l'altro progetto non ha ancora un titolo, per la verità, quindi non, okay. Non ce l'ho. Ti ringrazio. Grazie.